Allora è questo ciò che molti chiamano Mal d'Africa. Che poi, diciamolo, non è corretto parlare di Mal d'Africa. Il problema più grosso non è l'abituarsi all'Africa, ma il ritorno a casa. Lo chiamerei Mal d'Europa o forse Mal d'Occidente. L'Africa. Si dirà che siamo andati nel cuore dell'Africa. Altra correzione. Il viaggio più imponente non è stato raggiungere Ngozi, nonostante i chilometri percorsi e le ore di viaggio. Allora cos'è? Cosa c'è davvero? C'è che non è che siamo andati noi nel cuore dell'Africa, c'è che l'Africa è arrivata, venuta, è entrata lei stessa nei nostri cuori. È giusto poi aggiungere che l'Africa non è, come può sembrare da queste parole, un'entità non ben definita. E non è solo i suoi paesaggi, i suoi colori, il suo cielo di stelle e la sua terra rossa. Non è solo quel profumo che c'è nell'aria. Certo, è anche questo, ma non basta. L'Africa è la sua gente, i suoi bambini, le sue mamme. L'Africa è persone, soprattutto persone, milioni di persone, milioni di vite e di storie che incrociano la tua persona, la tua vita, la tua storia per cambiarla, e non solo, per stravolgerla, e non solo, mettere un punto, andare a capo in più, forse, girare pagina. Di più, non funziona che te la senti solo nel cuore. Non puoi parlare soltanto di una bella esperienza, anche se in parte sicuramente lo è stata. Quello che hai visto, sentito, provato, in parte ti riempie il cuore e in parte te lo schiaccia come un macigno, ti pesa sopra la testa e ti chiude anche lo stomaco. Ricordi belli affiancano cose di cui eri convinto dell'esistenza, ma in cui forse non ci avevi mai creduto realmente. A chi me lo chiede, non parlerò mai di una bella esperienza, parlerò di un'esperienza importante, indimenticabile, ma non tutto è così bello. Forse è proprio questa sensazione che ti spinge, proprio mentre stai per andartene, a volerci tornare subito. Forse è proprio questo che ti fa innamorare. Vorrei poi correggere chi vede nell'Africa quel posto esotico in cui ritrovare la serenità e la pace dei sensi. Sì, per un attimo può essere così. Ma come puoi essere sereno a vedere persone che lottano per sopravvivere contro la fame e la malattia, sapendo con certezza che non tutti ce la faranno? Come puoi essere in pace con il mondo sapendo che non tutti i bambini che hai visto e che hai tenuto per mano quest'oggi supereranno la prossima stagione delle piogge? Ultima correzione. Se Dio mi ha fatto nascere in questo lato del mondo, ciò non significa che io debba restarci per sempre. Immagine del nostro tempo.
baci. E come andrà a finire ora tu lo sai, e quello che viviamo è già la foto di una nuova realtà. Immagine del nostro tempo, lo specchio di un fiume che si muove lento. E mi sento un africano metropolitano, con gli occhi da orientale, il cuore di chissà che andrà lontano. La mia casa è un altopiano al centro di Milano, e mi sento umano. Io mi sento umano e mi sento vivo, sono figlio del destino. Ho scelto il mondo per confine e non sarò mai clandestino. Se ti sembra strano, vieni più vicino. Io mi sento umano, io mi sento umano. E guarderemo da lontano quello che eravamo, con la semplicità andremo via tenendoci per mano. Afise uburenganzira bwo kwishyira akizana no gukingirwa mu buzima bwiwe. Abantu bose barangana imbere y'amategeko kandi bategerezwa kubahirizwa kimwe. Umuntu wese ategerezwa kubahwa akubahirizwa aho ari hose. Umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuva
mugihugu ciwe camavuko no kukigaruka. Kuva bageze mu bigero umuhungu n'umukobwa barashobora kwabirana bagashinga urwabo. Umuntu wese arashobora guserura ibyiyumviro byiwe. Umuntu wese ategerezwa kuronka akazi. Umuntu wese akeneye kuruhuka n'ibyo byose bimuruhura. Umuntu wese ategerezwa kuronka ibikwiye bimufasha kubungabunga amagara yiwe n'ay'umuryango mu ngaburo, mu byambagwa, mu buraro, mu kwivuza n'ibindi nkenerwa ku muntu. Umuntu wese akwiye kuronka inyigisho ataco atanze. Umuntu wese arafise uburenganzira bwo kubaho. Nta muntu n'umwe afise uruhusha rwo kwaka